Quindi il teismo ha questo elemento debole, la visione relativa a un uomo che è solo all'origine della visione analoga di Dio, e che invece è l'essenza stessa di Dio impersonata nel limite di ogni persona, crocefissa nel limite di ogni persona, come è stato semplificato dal Figlio Gesù Cristo, che si è messo veramente e realmente in croce per la salvezza di ogni uomo. Vediamo il limite del panteismo. Il panteismo afferma che Dio è l'anima o il soffio vitale o la sostanza. Tutto è Dio, ma inteso non come tutto è solo il tutto, ma il tutto è il contrario di tutto, solamente in base alla contrapposizione tra l'essere e il non essere, la combinazione che ne deriva è l'unità di Dio, laddove tutto l'essere, possiamo dire che è l'essere di Dio, il suo non essere è la molteplicità di personaggi animati dal suo essere attraverso la croce assunta dal suo essere. Vediamo ancora. Azione regolatore e motore sulle cose e sugli spiriti. Provvidenza. Certo, Dio è anche la provvidenza. Quale? Quel provvidenziale ritorno di tutto ciò che è in atto, in tutto ciò che è in potenza, perché è proprio grazie a questo provvidenziale superamento di ogni realtà concreta che noi possiamo vivere l'apparente libertà di un'azione uguale e contraria. Quindi la provvidenza è in un complesso di azione e reazione, e non soltanto il motore, ma anche il mosso. Il motore è l'ideale assoluto. Chi è mosso sono io come personaggio. Il mio personaggio è interamente disegnato, ma chi mi muove è l'anima che anima di apparente vita il mio personaggio. Limiti della visione di un ente assolutamente unico. Abbiamo visto, all'unità manca la Trinità. Se noi siamo solo nell'idea ebraica e musulmana del Dio unico, di quel Yahweh che si definì io sono chi sono, senza precisare il chi sono come un ente assoluto, uno e trino, fino a quando non lo si fa, ma solo nelle forme del cristianesimo, si rimane sempre nell'idea di una unità che non è legata a un fondamentale rapporto, addirittura tra l'essere e il non essere. Il dualismo, o il manicheismo, è condizionato alla visione relativa all'unità, ma in un fenomeno di derivazione, che invece non esiste, perché l'unità è uguale alla realtà uguale e contraria di due enti assoluti e contrapposti, come il fondamentale essere e il fondamentale non essere. Circa la sua conoscibilità da parte della ragione umana,
si può pensare a una dimostrazione basata sull'esistenza del mondo, ma la dimostrazione vera che io ho fatto, ma sulla traccia di quanto ha affermato Gesù, è proprio in relazione a un Yahweh che è chi è, ma in cui quel chi è un ente assoluto, uno e trino. Queste sono le prove della ragione per riconoscere il fondamento assoluto di ciò che è e non è. Di conseguenza, quando ci sono i filosofi che negano l'esistenza di Dio e si appoggiano sulla visione marxista, storicista, esistenzialista, in base alla quale Dio non è, anche stavolta la loro visione del non è è carente, perché è una visione relativa a quanto è. Essi dicono che l'essere non è, ma hanno ragione. Abbiamo visto che l'essere che non è è una linea negativa che riporta ogni essere dall'essere assoluto in potenza al rientrare in tutta quella forma assoluta e in atto dell'unità di Dio. La visione del Dio Tappabuchi è in un certo senso giustificata, perché Dio è un servitore dell'uomo. Socrate diceva che era l'idealizzazione dell'io di ogni persona, il quale, considerando il suo io avente limiti, arrivava a idealizzare l'assoluta mancanza di ogni limite come il suo Dio, quell'apparato di valori che potevano essere la sua salvezza, ossia il superamento assoluto di quel limite. Ebbene, Dio è un servitore che serve dominando, perché questa è la caratteristica di un ente assoluto: serve essendo il padrone. Non è solo il padrone, ma è padrone e simultaneamente servitore. È un Dio in croce, esattamente come mostrato in Gesù, che attraverso la croce assunta dall'essere divino nell'essere figlio e figlio relativo salva quel figlio, sublimando la sua essenza e riconducendola proprio in quell'ideale che Socrate chiamò e concepì come il prodotto della mente. Ma se questo sembra, non è vero, perché è la mente che è e sembra il prodotto di quell'essere. Infatti la mente umana è l'essere relativo all'essere assoluto, essere relativo che non può essere se non in relazione proprio a un essere assoluto.